In diretta, vediamo se parto tutte. Tanto sistemo un pochino. Ok, ciao a tutti, benvenuti. Anche oggi facciamo una nuova diretta dedicata al mondo del gatto. Mi presento, sono Simona Bosio, sono consulente felino e mi occupo di aiutare i proprietari quando hanno problemi con il loro gatto. Ma per qualcuno di voi già lo saprà, mi occupo anche di toilettatura per gatto, sono specializzata in gatti ormai. E ogni venerdì alle ore 13 facciamo una diretta qua sul gruppo e sul canale YouTube. Oggi parliamo appunto di un argomento legato alla toilettatura, ovvero come educare un gatto alla toilettatura. E adesso spieghiamo anche che cosa si intende. Qua c'è Jody che cerca di farmi saltare la diretta. Fatti vedere un pochino quanto c'è bello. Mamma mia! Ok, dicevo, controlliamo se non ha fatto saltare niente. Ok, oggi ci occupiamo appunto di parlare di come educare il gatto alla toilettatura e iniziamo a dire che cosa significa toilettatura, perché spesso e volentieri quando si parla di toilettatura del gatto in generale sento o leggo persone che dicono: no, ma io il bagnetto al mio gatto non lo voglio fare. Ok, toilettatura non significa necessariamente fare il bagnetto. Toilettatura significa occuparsi in generale della pulizia e della bellezza del gatto, quindi tagliare le unghie, pulire gli occhi e le orecchie, tagliare il pelo se necessario, quanto regolarlo. Adesso poi vediamo anche, magari faccio un piccolo spoiler per spiegarvi che cosa è possibile fare, ecco, in una toilettatura, ma la cosa più importante è rimuovere il pelo morto, soprattutto nel periodo della muta, quindi quando la temperatura esterna cambia da caldo a freddo, da freddo a caldo. E in particolare per quei gatti a pelo lungo, ovviamente, e ancora di più per i gatti anziani a pelo lungo, ma anche a pelo corto, perché non è così raro che anche i gatti a pelo corto possano fare nodi quando sono anziani e quindi non si curano più del loro pelo semplicemente leccandosi con la lingua. Perciò partiamo appunto dal vedere le fasi, diciamo così, della trattatura. Mi prendo qua i miei appuntini. Parliamo appunto di sia un video soltanto questo, diciamo a grandi linee che tagliare le unghie non è strettamente necessario se il gatto se le fa regolarmente, quindi tanti tiragraffi a colonna oppure in cartone. Può essere necessario se il gatto invece da questo punto di vista è pigro, quindi si fa poco le unghie, oppure se il nostro gatto è anziano e quindi non si fa, se è necessario perché? Perché l'unghia del gatto funziona in questa maniera, c'è l'unghia vecchia, piano piano cresce, 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 si sfalda, si stacca per lasciare spazio all'unghia nuova, è un po' come la pelle dei serpenti, quindi non è come i cani che si lima l'unghia, ma si sfalda e c'è sotto quella nuova. Cosa significa? Se il gatto non si fa bene le unghie, l'unghia vecchia resta sopra quella nuova, non si stacca, continua a crescere, girando intorno e buca il polpastrello. Quindi ripeto, se abbiamo un gatto giovane che si fa le unghie, non abbiamo la necessità di tagliargliele, ok? Se invece abbiamo un gatto molto pigro, come mi capita spesso con i persiani, anche giovani, non si fanno le unghie per n.000 motivi loro di pigrizia e quindi gli capitano le unghie incarnite. Oppure, ripeto, con i gatti anziani, anche magari a pelo corto, insomma, che non sono persiani in questo senso. Perciò tagliare le unghie, ripeto, ho fatto proprio degli articoli, video dedicati, ve li metto in link in descrizione sotto nel canale YouTube, però è una fase, ecco, una fase sempre riguardante la toilettatura. Poi pulizia occhi e orecchie, anche qui. È una pulizia che può essere, tra virgolette, impegnativa se abbiamo un persiano che magari col pelo bianco quindi si sporca facilmente, dobbiamo farlo tutti i giorni perché i persiani hanno molta lacrimazione, può essere passargli un fazzoletto una volta al mese se abbiamo un gatto appena gli occhietti, la zona qua degli occhietti, d'accordo? Però fa parte sempre, ecco, della pulizia, della bellezza del gatto. La fase invece più grossa comprende la spazzolatura del pelo e la sua detersione. E allora la fase più importante in assoluto, dal mio punto di vista, è la spazzolatura. Viene prima della pulizia perché
gatto sporco ma spazzolato, diciamo così per estremizzare il concetto, non avrà problemi di nodi, che sono una cosa che possono diventare anche un problema serio sul lungo periodo, mentre un gatto pulito ma non spazzolato potrebbe diventare un felcro unico di nodi e quindi poi formarsi dermatite sotto e dover essere tosato. Perciò la spazzolatura viene prima di tutto con un pettine, volevo farvi vedere. Un attimino, per esempio, questo qua è il pettine che consiglio sempre io. Poi vi metto il link in descrizione anche di questo. E cardatore solitamente per i gatti a pelo lungo, per i gatti a pelo corto, poi bisogna vedere. Ogni caso è un po' a sé, a seconda del pelo si decide, però spazzolatura con almeno il pettine, se non poi altri strumenti specifici a seconda del gatto, deve essere la fase. A pelo lungo oppure per quei gatti a pelo corto che non si leccano efficacemente perché la lingua del gatto sappiamo, dovremmo sapere tutti che è ruvida, quindi quando il gatto si lecca si porta via il pelo morto. Se il gatto non si lecca perché per qualsiasi motivo non si lecca, perché è troppo anziano, perché è reduce da un'operazione e quindi non ha voglia di leccarsi perché è molto abbattuto o non sta bene, ok? Allora, anche se ha pelo corto, in quel caso dobbiamo pensarci noi a togliere il pelo morto dal suo mantello. La detersione, invece, a secco si può fare, perché comunque il gatto è un animale pulito e se la casa è pulita, come dico sempre, il gatto tendenzialmente è pulito, perciò si può fare a secco per farvi vedere che cosa utilizzo io, la spuma della Leniderm. Vi metterò il link anche di questo qua sotto in descrizione direttamente ad Amazon, molto delicata, è una spuma, quindi esce fuori una spuma normale, si spalma un po' sulle mani e si passa sul pelo del gatto. E la cosa più importante, più della spuma detergente dal mio punto di vista, invece è sempre applicare uno spray rinforzante, anche di questo vi metto il link ovviamente, perché questo qua crea un film sul pelo, non il film, quello che vediamo in televisione, un film sul pelo che non è che impedisce di fare nodi, perché se non spazzoliamo il nostro gatto possiamo metterci tutto lo spray rinforzante che vogliamo, ma si formeranno i nodi, però aiuta molto nella prevenzione dei nodi. Questa qua appunto è la tulettatura che può essere eseguita regolarmente, classica, il gatto si stressa poco e ciao. Invece il bagnetto ovviamente richiede che laviamo il gatto con l'acqua, che molti pensano che sia questo il vero trauma del gatto, invece no, il vero trauma del gatto è il post, ovvero l'asciugatura, ovvero avere il phon puntato addosso che fa un rumoraccio del cavolo e i gatti spesso e volentieri si spaventano. Vi dico, io su tantissimi gatti che ho fatto, ormai penso più di 200 almeno, una gatta mi è capitata, beh, non tutti col bagnetto ovviamente, però una sola volta mi è capitata una gatta terrorizzata dall'acqua. In tutti gli altri casi l'acqua sì, infastidiva il gatto, ma in realtà il problema vero era il phon successivamente. Ecco, questo era per spiegarvi un attimino, darvi due linee guida sulla tulettatura. Adesso vediamo invece appunto l'argomento di oggi, proprio nello specifico, ovvero come educare il gatto alla tulettatura. Allora, facciamo una piccola premessa ancora. È vero che se abituiamo il nostro gatto fin da cucciolo non avremo problemi e si farà tulettare facilmente, o alcuni pensano appunto al bagnetto, potremmo fargli il bagnetto che sarà lì rilassato a godersi la spa. Non è detto, perché l'abituazione alla tulettatura comprende due fattori. Da una parte sicuramente sì, se cerchiamo di abituare il nostro gatto fin da cucciolo avremo maggiori probabilità di successo piuttosto che se ha 3 anni del gatto, di punto in bianco decidiamo che da quel giorno iniziamo a spazzolarlo, a mettergli la spuma, lo spray e a fargli il bagnetto. Ok? Questo è logico, abbastanza di buon senso per tutti quanti. Però c'è anche un fattore caratteri a cui i proprietari hanno cercato di abituarli fin da cucciolini, non c'è stato verso. Anche da cuccioli i gattini diventavano delle iene. E mi è capitata una gattina, per fortuna, a pelo corto. Gli ho dato giusto due pettinatine così, gli ho toccato un po' le orecchie, gli ho tagliato le unghiette, faceva diversi che manco una tigre del Bengala. Una scricciola piccola così, ok? Quindi in quel caso è ovvio, era carattere. Quindi la combinazione sempre carattere individuale più ovviamente abituazione a seconda se abbiamo iniziato fin da piccolino a insegnarglielo, essere manipolato più che altro, ok? Perché non è tanto
il pettine che dà fastidio, la spuma, lo spray, fare il bagnetto. La questione è se il gatto accetta di essere manipolato da noi come proprietari oppure da un estraneo, se chiamiamo un toilettatore professionista, oppure no, perché è sempre lì in realtà il nodo della questione. Se il gatto si fa manipolare, possiamo fargli, tra virgolette, tutto. Se il gatto non si fa manipolare, non riusciremo neanche a dargli una pettinata. E mi capita con quei gatti che poi hanno bisogno della sedazione da parte del veterinario, tocchi il gatto e questo diventa una iena barra esorcista, ok? Quindi appunto carattere più abituazione. Non è vero, sfatiamo questo mito che se lo educhiamo fin da piccolo allora si farà fare il bagnetto. Non è vero, ci sono anche gatti adulti che per la prima volta si è provato a fare il bagnetto, dal momento che di carattere sono portati a essere manipolati e non hanno il terrore dell'acqua né del phon, si sono lasciati fare tutto tranquillamente, anche se non l'avevano mai fatto prima. Quindi questi due fattori. Poi, allora, iniziare poco per volta, quindi educare un gatto appunto alla trattatura, che sia cucciolo che sia adulto. Questo, ripeto, è indifferente. Si inizia poco per volta, quindi non pensiamo, prendo il mio gatto adesso che ha un paio di nodi, perché si inizia sempre con pochi nodi, sappiatelo. Quando mi dicono è una settimana, si è fatto tutto un felcro, non è vero, saranno almeno 3 mesi se non un anno che non lo pettinano. Ok, dicevo, quando iniziano a formarsi i nodi, non dobbiamo pensare adesso prendo il mio gatto, lo spazzolo per un'ora e gli tolgo tutti i nodi, soprattutto se il gatto appunto non è comunque mai stato spazzolato per un'ora, ma neanche per mezz'ora, perché lo stress sarà troppo, il nostro gatto si irriterà, si innervosirà, reagirà male e noi giustamente lo lasceremo andare. Invece appunto iniziamo con gradualità. Si prende quindi il nostro fantastico pettine che dicevo prima e si inizia. Di solito la zona meno sensibile è la zona sopra, quindi il collo nella zona sopra e tutta la schiena, e piano piano si inizia a pettinare con calma, okay? Si fa conoscere, diciamo, l'attrezzo al gatto. Intanto possiamo ovviamente aiutarci con che cosa? Immaginatelo anche da soli, con qualche snack gustoso. Quindi prendiamo, se al nostro gatto piacciono anche gli snack schifezza, ecco, vi ricordo che ho parlato in particolare degli snack in un video che vi metterò sotto nel link in descrizione, ci sono gli snack molto salutari e gli snack schifezza. Quelli schifezza si possono utilizzare ad esempio appunto in queste sorte di training, perché sono molto motivanti per i gatti. È come se noi ci offrono, okay, la merendina che ci piace tanto, quel cioccolatino buonissimo. Quindi mettiamo uno snackino alla volta, non 5 tutti insieme, se no il gatto se li mangia e ciao, abbiamo finito lì. E nel mentre che li mangia uno per volta, noi pettiniamo, pettiniamo e iniziamo magari anche a toccare le zampe sotto la pancia, sulla coda, sotto qua sul collo, che sono zone invece più sensibili della schiena e bisogna prima verificare che il gatto si lascia toccare, si lascia manipolare anche in quei punti. Giorno dopo giorno aumentiamo il tempo e cerchiamo di andare a pettinare anche queste zone. Solitamente le zone che fanno in assoluto più nodi sono dietro le cosce, la zona del sedere, la base della coda, mentre il resto da metà coda in poi è molto difficile che si formino i nodi. La prima metà della coda invece spesso e volentieri, se ci sono nodi, ci sono anche lì. La pancia e la zona delle ascelle. E poi ecco anche qua sotto, scusate, la gorgiera. Tutte queste zone qua si affrontano una alla volta. Anche qui non pensiamo, adesso faccio il sedere, poi la coda, poi la pancia, poi l'ascella, l'altra ascella e il sottogola. Quello lo faccio io quando faccio la trattatura completa. Ma voi a casa dovete fare cose con calma. È meglio fare 5-10 minuti al giorno piuttosto che fissarsi oggi devo fare tutto e poi non si riesce a concludere nulla. Okay? Quindi piano piano un pezzetto di uno, aspettiamo che il gatto lo mangia, intanto noi spazzoliamo, poi quando l'ha finito non è che il gatto subito se ne va, di solito sta lì un attimo a cercare, a vedere se ce n'è un altro e noi con calma andiamo a prendere un altro e glielo rimettiamo. Ecco, un dettaglio molto importante, non mettetevi scomodi a fare queste operazioni, quindi non mettetevi sul divano col gatto in braccio, qui siete tutti un po' storti, piuttosto che per terra che è un casino. Tavolo, ok?
ci mettete sopra una copertura se avete paura che il tavolo si possa rovinare. Voi o in piedi o seduti sulla sedia, in piedi io mi trovo più comoda per quei gatti che cercano tanto di andarsene, mentre mi siedo anche per la felicità della mia schiena se il gatto sta un po' più tranquillo. Quindi posizione comoda per tenere il gatto in sicurezza se cerca di andarsene via subito. E un altro aiuto viene dall'erba gatta essiccata. Adesso non mi sono tenuta qua, lo spray è un piccolo spray, vi metterò il link appunto anche di questo in descrizione, perché è uno stimolo positivo per i gatti. Non so se avete mai provato a utilizzarla. Non stiamo parlando dell'erba quella a fili che si vende nei negozi, nei supermercati, ma proprio della Nepeta cataria, quindi la vera erba gatta, che appunto messa in uno spray possiamo darne qualche spruzzatina sul tavolo prima di iniziare le operazioni di tritatura. Quindi spray all'erba gatta, snack, gradualità e piano piano si passa dalle zone meno sensibili, quindi la schiena e il collo, alle zone più sensibili, pancia, sedere, cosce, coda e ascelle sottogola, ok? Piano piano dobbiamo riuscire a manipolare il nostro gatto e a pettinarlo in tutte queste zone. Poi, ecco, parliamo un attimino invece delle unghie, della pulizia degli occhi e delle orecchie. Le unghie, come dicevo prima, ho fatto un articolo, un video dedicato. In generale, se il nostro gatto se le fa fare, possiamo farle circa una volta al mese, una volta ogni mese e mezzo al massimo. Al massimo, nel senso che ci vuole circa un mese barra un mese e mezzo perché l'unghia ritorna totalmente alla sua lunghezza e affilata. Si taglia soltanto il pezzo, una punta, in pratica un pezzettino prima dell'anima di carne che c'è all'interno dell'unghia e non è essenziale a meno che il gatto, come dicevo prima, non è anziano o non si faccia le unghie. Se è essenziale tagliargli le unghie, bisogna assolutamente farlo, altrimenti potreste ritrovarvi col gatto con l'unghia incarnita che ha girato e ha bucato il polpastrello. Una volta mi è capitato un gatto che la proprietaria se ne fregava che aveva questo problema, aveva un buco di 1 cm di diametro nella carne perché piano piano l'unghia cresceva, cresceva, bucato e poi ha anche ampliato questo buco qua. E poi ovviamente bisogna dare antibiotico per bocca, crema antibiotica nella zona, eccetera, eccetera. Perciò, ecco, fate attenzione alle unghie se ce n'è bisogno. Se non ce n'è bisogno, invece, tranquillamente potete sceglierle se farle oppure no al gatto. Pulire occhi e orecchie, dicevo anche prima, non è essenziale. Se il gatto sta bene, avrà il cerume come ce l'abbiamo noi, diciamo, il cerume fisiologico, ecco, mentre se il cerume è nero e ha crosticine, potrebbe esserci un problema di otite o di acari, quindi oltre a pulire le orecchie bisogna andare al veterinario e farsi prescrivere la cura adeguata. Gli occhietti, se c'è tanta lacrimazione, bisogna pulirli anche tutti i giorni. In alcuni persiani col muso particolarmente schiacciato, o negli exotic, che sarebbero i persiani a pelo corto, potrebbe essere necessario non solo pulirli una volta al giorno, ma anche più volte al giorno. Ho la mia cliente che li pulisce 4 volte al giorno perché il gatto, se no, si vuncia da buttare via. Perciò anche quello cercate di abituare il gatto, anche lì piano piano, andando lì con la smia, quando usate le salviette, quelle senza profumo, perché il profumo è irritante, piuttosto che col fazzoletto imbevuto di acqua e camomilla, ok? Quindi o prodotti naturali che ce ne sono a bizzeffe, si trovano, e piano piano anche lì andiamo a pulire gli occhietti, le orecchie gradualmente. Ovviamente in questo caso non possiamo utilizzare lo snack perché se dobbiamo pulire gli occhi e il gatto mangia con la faccia così, non ce la facciamo a pulirglieli, però possiamo utilizzare invece l'erba gatta spray, quello sì. Intanto mi ricordo se avete domande, ecco, leggo un attimino una domanda che è arrivata poco fa, ma volevo finire il discorso. Io ho 2 cagnolini e una gatta, solo che quando la gatta va in calore diventa molto aggressiva, in generale non si fa tagliare le unghie, come posso fare? Ecco, anche qui, vabbè, sul calore sarebbe meglio sterilizzarla, assolutamente. Abbiamo fatto un video dedicato alla castrazione e alla sterilizzazione dei gatti. Mia opinione personale, ma condivisa da tanti veterinari, è sempre meglio sterilizzare. Invece, per tagliare le unghie, valuta se serve tagliargliele. Se non serve, lasciamo stare se il nostro gatto diventa aggressivo, si divincola, eccetera. Se invece serve assolutamente, perché è un gatto che tende ad avere le unghie incarnite, bisogna trovare il modo di farlo. Che venga un torettatore ad aiutarti a casa, o un veterinario, o
o che tu debba portarcelo in modo che lo tengono un attimo fermo con un asciugamano, piuttosto che ci sono dei guanti appositi per evitare i morsi e graffi, in qualche maniera bisogna tagliarle. Perché? Perché altrimenti, se poi si gira l'unghia e buca il polpastrello, comunque il gatto poi deve essere manipolato per togliere l'unghia dalla carne e essere curato, ok? Vincenzo, buoni consigli, grazie, grazie a te. Andiamo avanti invece, quindi dicevamo usare il cibo, usare l'erba gatta spray e per il bagnetto, ecco, facciamo l'esplo anche sul, ecco, abbiamo detto per pettinarlo, per usare i prodotti, quindi torniamo a parlare della spuma detergente piuttosto che dello spray rinforzante, in realtà è un attimo, una volta che il gatto si fa pettinare e si fa manipolare e noi impariamo una minima a tenerlo, okay, potreste anche farvi aiutare un toilettatore. Io quando vado ai miei clienti faccio vedere ai proprietari perché mi interessa che il proprietario riesca a tenere bene il gatto anche senza il mio aiuto, faccio vedere un attimo come tenere le varie posizioni migliori per poter andare a pettinare i punti più nascosti, che sono ovviamente quelli più difficili. Ma una volta che il gatto, come ho detto poco fa, se il gatto si fa manipolare, mettergli sulla spuma, non ho mai avuto un gatto che si lamentasse per la spuma, magari sì, dava fastidio il rumore quando e c'è la spuma che fa pss, quel rumore lì, o lo spray dà fastidio in quel momento che il gatto si sente arrivare addosso la nebulizzazione, ma è un fastidio molto molto blando, ok? La questione è se il gatto si fa manipolare, a quel punto posso mettergli tutto quello che voglio sul pelo e il gatto starà lì tranquillamente, ok? Quindi quello è una fase successiva, applicare i prodotti, si applicano sul pelo, poi si pettina ancora e finita lì. Invece, fare il bagnetto, visto che alcuni vogliono farglielo il bagnetto al gatto, si può verificare che sia possibile la cosa. Prima di tutto, come ho detto prima di tutto, vabbè, dico troppe volte prima, dobbiamo verificare prima dell'acqua il phon. Quindi prendiamo un phon, possibilmente se avete voglia di prendervelo, esistono quelli silenziosi, ovviamente costano un bel po' di più, costano un'ottantina di euro, però. Se uno vuole fare l'investimento può farlo, o magari utilizzate il phon che avete in casa, ma la modalità più silenziosa, quindi la più bassa, e verificate che cosa fa il vostro gatto, soprattutto se vi avvicinate a lui. Se diventa isterico e salta sulle tende per sfuggire fuori di casa, forse è meglio lasciare perdere l'idea del bagno. Se invece boh, lo guarda con curiosità, certo, tira un po' indietro le orecchie sicuramente, però non ha reazioni particolari, allora si può pensare di procedere a educare il gatto al bagnetto. Come fare? Si mette meglio nella vasca da bagno, ovviamente, se no nella doccia. Anche qui il gatto deve farsi manipolare, altrimenti non cavate un ragno dal buco. Invece che pensare lo doccio, via, doccio tutto il gatto col doccino, che poi se lo appoggiamo male ci lava pure a noi perché inizia a spruzzare in aria e il gatto si terrorizza. No, lasciate perdere quell'idea. Prendete una caraffa, ci mettete dentro acqua calda, il sapone, lo mescolate già, prendete una spugna di quella rete che fanno tanta bella schiuma e avete lì già la vostra caraffa pronta con lo shampoo diluito insieme all'acqua e bello schiumoso. Mettete il vostro gatto, prendete un'altra brocca con l'acqua pulita che avete preparato prima, mi raccomando, e sciacquate il gatto con l'acqua, con l'acqua pulita, che potete poi ovviamente aggiungere con il doccino, ma non puntate il doccino direttamente sul gatto, se no tanti gatti si spaventano, alcuni lo tollerano in realtà bene. E tanti altri gatti invece gli danno addosso. Perciò sciacquate con l'acqua prima per bagnare tutto il pelo, applicate lo shampoo che avete già diluito nella seconda brocca, risciacquate di nuovo con l'altra brocca con acqua pulita e alla fine applicate il balsamo. Io personalmente il balsamo non lo diluisco, preferisco applicarlo direttamente a mano su tutto il pelo e massaggiare bene. E poi di nuovo acqua pulita e fine del lavaggio. Il lavaggio in realtà di per sé dura anche poco rispetto all'asciugatura che a seconda di quanto pelo ha il gatto addosso può durarvi anche un'ora, un'ora e mezza, ok? Perciò questo è il bagnetto, poi si prende un asciugamano pulito, io consiglio di tenerne sempre due. Il primo si avvolge bene il gatto e si strizza un po' dentro, ok? Quindi sarà fradicio questo asciugamano. Ne prendiamo un altro asciutto che abbiamo già preparato, asciughiamo ancora bene il gatto, lo mettiamo sul nostro tavolino. Potete prendervi un tavolino portatile della toilettatura, che poi è quello che uso io per andare dai clienti, e fate una spesa però che vi può essere utile in tante occasioni. E
poi il phon, la fase peggiore di tutte. Come si fa? Si inizia anche qui col phon tenendolo molto lontano, la velocità più bassa, e piano piano, se vediamo che il nostro gatto lo tollera bene, si avvicina. Nel frattempo pettiniamo, pettiniamo, pettiniamo finché il gatto non è totalmente asciutto. Ovviamente per il bagnetto non c'è modo di andare particolarmente con gradualità, perché una volta che il gatto è bagnato, in qualche maniera lo devo asciugare, ok? Perciò il bagnetto si può fare magari una prova lavando un pezzettino di gatto, proprio un quadratino di cute, ok, di pelo, e poi se va bene quel pezzo lì, facciamo in un'altra volta, facciamo il bagnetto completo. Però una volta che si bagna tutto il gatto, bisogna asciugare tutto il gatto, mi raccomando, a meno che non ci sono 40 gradi all'ombra, allora magari un pochettino può restare umido che si asciuga velocemente. Allora, intanto leggo un attimino le domande. Il mio problema più grande è che la mia persiana si incotona sempre, il pelo non si fa pettinare. Adesso parliamo di questo, Vincenzo. Allora, quindi abbiamo detto se il nostro gatto si fa manipolare, lo possiamo aiutare con gli snack, con l'erba gatta, si fa tutto gradualmente, il bagnetto non si usa il doccino, ma si usa la caraffa, anzi due caraffe, il phon si utilizza se volete fare l'investimento, quello silenzioso oppure quello normale, ma cercando di tenere la velocità più bassa. Queste sono tutte le indicazioni per gradualmente e in maniera positiva, ok? Se il mio gatto non si fa assolutamente manipolare e toelettare, ma ne avrebbe bisogno perché o è un gatto anziano anche a pelo corto a cui si formano i nodi, oppure un gatto a pelo lungo che anche giovane gli si formano i nodi. Facciamo prima l'esempio di un gatto già adulto, che magari fino a un mese prima stava bene, si curava da solo, non si erano mai formati particolari nodi e quindi era stato gestibile al proprietario. A un certo punto non si fa più gestire, si è già riempito di nodi, anche magari grossi, e non si fa appunto manipolare, toccare. Qui serve l'aiuto del toelettatore professionista, ok? Quindi si valuta insieme perché alcuni gatti da un professionista si fanno comunque gestire, in altri casi invece c'è bisogno della sedazione da parte del veterinario. I toelettatori non possono sedare assolutamente il gatto né consigliarvi sedativi, e in quel caso, appunto, per sistemare la situazione, solitamente si seda il gatto, si fa una tosatura se i nodi sono veramente grossi, altrimenti una snodatura se ce n'è la possibilità, e non sempre c'è la possibilità, sappiatelo. E poi si ricomincia a prendersi cura bene invece del pelo. Adesso vi dico come. Dicevo quindi, appunto, gatto a pelo lungo, già adulto, ma anche a pelo corto, mi è capitato appunto, che non si fa manipolare, serve un professionista. E a volte, spesso e volentieri, serve la sedazione, che è una sedazione, non un'anestesia. Quindi è più blanda, c'è un antidoto dopo, il gatto si risveglia e nel giro di 24 ore è tornato esattamente come prima. Personalmente, con quelli con cui ho avuto a che fare, che hanno avuto bisogno della sedazione, soltanto una volta una gatta è stata un po' male, ma perché ha vomitato parecchio, però ecco, poi si è ripresa tranquillamente. Problemi più gravi non ne abbiamo mai avuti. Invece, se il nostro gatto, appunto, abbiamo fatto la tosatura, diciamo, d'emergenza, ok? Quindi abbiamo sistemato e tutto, però non si fa manipolare. Quindi uno dice, ok, che cavolo faccio adesso per cercare di evitare che si formino nuovamente i nodi quando ricresce il pelo? Ci sono due opzioni, ve le elenco tutte e due. Allora, da una parte quella più semplice, in realtà, alcuni miei clienti utilizzano questa versione, diciamo, di soluzione. Ogni anno si fissa un appuntamento annuale, più o meno quando inizia a fare caldo, ci si vede per sedazione più tosatura. Fine dei giochi, ok? Perché il gatto, esistono gatti che non si fanno proprio avvicinare, ragazzi, cioè non pensiamo semplicemente il gatto che miagola e tira una graffiatina, ci sono gatti che se ti avvicini per cercare di toelettarli ti ammazzano. Quindi ecco, quei casi lì sono un po' limite, ovviamente, e se puoi scegliere di fare una volta l'anno, ci si vede sedazione, tosatura e ci si vede l'anno dopo. Invece ci sono alcuni gatti che, nonostante il loro bel caratteraccio, si lasciano manipolare per pochi minuti, e però magari non col pettine, o magari non solo col pettine, perché col pettine resistono meno. Vi racconto il caso di questo gatto qua, pelo lungo,
lungo, ne tutto nero, bellissimo, curato in una maniera da buttare via per metà corpo. Non poteva fare la sedazione, tra l'altro, perché era quasi morto per una sedazione per un altro motivo precedentemente. E quindi che cavolo facevamo? Allora, primo giro, sono andata io, abbiamo tosato tutto quello che si riusciva, un po' tenendolo fermo con un asciugamano in modo che non mi mordesse, eccetera. Poi non vi racconto, gli davamo da mangiare, intanto io da dietro che pettinavo gli ultimi nodini rimasti e tutto. Gli ho detto alla proprietaria, visto che il gatto di per sé in realtà si faceva toccare da lei e coccolare, gli ho detto prendi il pettine oppure prendi anche o in aggiunta, ok, da alternare il guanto cardatore. Che questo qua, ne avrete già sentito parlarne, vedete, ha i dentini, non so se lo vedete tutti, come quelli di un cardatore, è fatto però a guanto, poi vi metterò il link in descrizione, quindi voi vi infilate il guanto e diciamo imbrogliate un po' il gatto, andate lì per fare, e intanto gli togliete un po' di pelo morto da sopra. E la cosa essenziale però con questo tipo di gatti è fare a zone. Quindi un giorno ti concentri solo su una coscia destra, l'altro giorno ti concentri solo sulla coscia sinistra, l'altro giorno solo sulla pancia, solo sull'ascella destra, ascella sinistra, solo schiena, solo collo, gorgiera qua, solo base della coda. Ok? Fa tutte queste piccole zone, che quindi ti basta 5 minuti di, tra virgolette, lotta col gatto per riuscire a fare una zona al giorno e poi si ricomincia il giro. Questa persona qua, senza che le chiedessi nulla, circa sì, un annetto dopo mi ha dato un messaggio entusiasta dicendo: guarda, non ti ho più chiamata perché il gatto non si è più fatto nodi. E vabbè, lo dico contro il mio interesse, ma mi ha fatto piacere comunque che riuscisse a gestire questo gatto che giustamente quando c'è stata la necessità di tosarlo era molto stressato perché rendiamoci sempre conto che quando dobbiamo fare un gatto conciato male, che reagisce male, ok, il pericolo è per noi professionisti che ci cavi un occhio, anche se a me non è mai successo, però è molto stressante anche per il gatto, cioè ma rischia anche il gatto che fa un movimento sbagliato e lo tranciamo con la tosatrice, per dire, ok? Quindi non è il massimo della vita, non solo per noi, ma anche per quel gatto che alla fine reagisce così male perché pensa che sia questione di vita o di morte, non perché è cattivo, ok? Perciò appunto la toilettatura a zone, se il gatto ovviamente si fa fare un minimo, altrimenti se non si fa proprio toccare neanche in lontananza, come dicevo prima, l'unica alternativa è una volta l'anno sedazione col veterinario, toilettatore che fa una tosatura completa e ci si vede l'anno dopo, quello fermo restando. Però l'alternativa, invece ogni giorno 5 minuti, ogni giorno una piccola zona di pelo a rotazione si riprendono tutte le zone e si riesce a tenere il gatto senza nodi, ok? Ditemi se avete domande. Aspettate che controllo se ah, ecco, una piccola aggiunta. Quando si formano i nodi ancora piccolini, mentre il gatto dorme, noi possiamo fare una bella cosa, ovvero andare lì molto, molto delicatamente, molto piano, a cercare o di aprirli o di tagliarli. Aprirli significa che prendiamo il nodo, piano piano con le dita lo apriamo in due o anche in più pezzi a seconda di quanto è grande, e poi piano piano prendendo alla base il pelo, lo strappiamo piano piano, lo sfiliamo dal pelo sano, e altri no, però mentre il gatto sta dormendo, che mezzo un po' rimbambito, noi possiamo andare lì molto delicatamente, ok, e fare questa operazione qua. Se non si fa fare neanche questo, l'alternativa possiamo cercare di tagliarli. Quindi, sempre mentre il gatto dorme, andiamo lì, tiriamo sul nodo, lo inquadriamo bene, mi raccomando, per non tagliare ancora la cute, con delle forbicine piccole, eventualmente anche con le forbicine, ma quelle da unghie, diciamo nostre, spesso hanno le punte molto molto affilate, cioè molto appuntite, ok, che possono far male facilmente. Proviamo a cercare quelle piccole, ma a quelle punte arrotondate. Quindi prendiamo piano piano il nodino e zac, tagliamo via.
alcuni conoscono diversi proprietari che riescono, diciamo, a tirare più a lungo prima di dover fare una toilettatura completa al loro gatto, tagliando piano piano i piccoli nodini che si formano. Bisogna avere un po' di pazienza, un po' di manualità, ok? Cioè non dobbiamo andare lì mentre il gatto dorme e spaventarlo, sennò poi lo rendiamo un gatto isterico e stressato. Deve essere una cosa molto molto soft e che il gatto comunque è questa. A volte il gatto messo in un ambiente esterno, estraneo, si frizza, si dice in gergo tecnico, diciamo così, ovvero si immobilizza. Quindi potete fare una prova, nel senso, io per dire vado a domicilio delle persone e alcuni gatti, per fortuna in realtà sono pochi, sono meno gestibili a casa propria perché è il loro ambiente familiare, mentre portati in un posto strano, in un negozio, sono talmente terrorizzati che oddio, non si muovono neanche, sono delle statue. Quindi questo lo potete verificare. Ovviamente bisogna, se è un gatto che appunto si immobilizza in un negozio, però si deve fare, che ne so, mezz'ora di viaggio perché il primo toilettatore ce l'avete a mezz'ora e sta male in macchina e magari si vomita addosso, si fa pipì e cacca addosso, allora tanto vale tenerlo a casa, fare la sedazione e farlo a casa nel suo ambiente, in modo che non si sporchi, ecco, e non stia così male durante il viaggio. Se invece la toilettatura ce l'avete sotto casa e il gatto appunto si immobilizza nel negozio di toilettatura, allora non chiamate me, andate al negozio di toilettatura perché non dovete neanche valutare pro e contro, ok? Non è che c'è da dire è sempre meglio farlo in casa, è sempre meglio farlo in negozio, è sempre meglio fare la sedazione. Su questo, piccola parentesi, ci sono alcuni professionisti che fanno i gatti solo ed esclusivamente su sedazione, cioè non ci provano neanche a fare senza, quando ci sono tantissimi gatti che si riescono benissimo a fare senza. La mia filosofia personalmente è proprio il contrario, cioè prima si prova senza sedazione. Se proprio il gatto è ingestibile o è gestibile veramente al limite e ci stressiamo tantissimo sia io sia lui, allora si valuta insieme se sia il caso di fare la sedazione con il veterinario e dipende anche dallo stato di salute del gatto, da come è conciato, se ne vale la pena, eccetera, eccetera. Ok? Spero che sia tutto chiaro questo discorso. Ecco, come capire se un gatto è ingestibile? Beh, ovviamente, se un gatto ci morde forte e ci graffia forte, è ingestibile, punto. Però non è detto, nel senso che ci sono alcuni gatti che un po' mordono e graffiano, ma basta avvolgerli con un asciugamano, a quel punto si quietano perché non vedono più, ok? Ovviamente non soffocano assolutamente, si lascia sempre lo spazio per respirare, però non vedendo più l'operatore, ok, il professionista, stanno un po' più quieti, quantomeno quel tanto che basta per fare il lavoro. Altri invece, assolutamente, anche con l'asciugamano diventano delle bestie di Satana, riescono a fuggire magari dal tavolino e a quel punto attaccano l'asciugamano se glielo avviciniamo. Ecco, io quei gatti lì dico sempre basta, non li tocco più perché se attaccano l'asciugamano, figuriamoci che cosa farebbero a me. Invece, ecco, sono da me ritenuti gestibili gatti che magari si lamentano, ringhiano, ma poi non fanno niente, uguale soffiano e poi non fanno niente nella pratica, ok? Perché finché un gatto mi ringhia, mi soffia, ma fisicamente non reagisce, non mi morde, non mi graffia, vabbè, momento di stress che dura quella mezz'oretta, 40 minuti, e poi tra l'altro con la comodità di fare a casa è che una volta finito il momento di stress il gatto è a casa sua, quindi torna a fare le sue bellissime cose e a eliminare lo stress tranquillamente, mentre il negozio magari te lo fanno stare lì 4 ore con anche i cani. Quindi dicevo, ingestibile è un gatto che veramente diventa molto aggressivo se manipolato, gestibile se invece magari tira quel morsetto, quell'unghiata in più che basta tagliare le unghie e non succede nulla, oppure se si lamenta, ok, ma alla fine della fiera è tutto fumo e niente arrosto. Quindi ecco, sappiate che alcuni gatti con i proprietari fanno un po' i furbetti, nel senso che sono, sembrano più scedate, ok, sceneggiate con i proprietari, piuttosto che poi arrivo io che sono una persona strana e con me stanno buonissimi, oppure reagiscono veramente molto molto poco. Cioè alcuni gatti da questo punto di vista sono proprio ruffiani. Mi sembra tutto. Appunto, ho cercato di darvi anche qualche informazione.
formazione, Vincenzo, i tuoi consigli, sei fantastica, grazie mille, anzi grazie di avermi seguita a te. Dicevo, spero che vi sia stato utile, ho cercato di darvi qualche informazione anche sulla toilettatura, ho fatto diversi video in merito, poi ve li metto nel link in descrizione del video del canale YouTube. Potete cercarmi se volete vedere altri video direttamente su YouTube, cercate Playdog & Cat oppure Simona Bosio e vi ricordo che il sito di riferimento per le consulenze feline, quindi i problemi con il gatto è sosgatto.com, mentre per la toilettatura beautycat.club. Perché appunto com non c'era più come dominio, ok? E niente, vi ringrazio di avermi seguita. Per oggi direi che è tutto. Noi ci vediamo sempre venerdì. Qualsiasi domanda scrivete pure nei commenti o scrivetemi direttamente dai contatti del sito. Ciao a tutti e buona settimana!